One of the things that actually I really, really love about the British Council is the chance of always like reinventing yourself, and every year with new students and new classes, and you can focus on different things every time. It can be so creative because you're always changing what you want to teach, and you're always, you know, improving and getting better at what you do. Can we look at the article in the book? No. Good. Can we shout the answers across the room? All right, good. E ho due figlie, le quali frequentano entrambi il British da 5 anni. E a dir la verità ci troviamo molto molto bene. Al British mi trovo molto bene, sia con la classe, con tutte le classi che ho cambiato, con tutte appunto le maestre, mi sono trovata benissimo. Imparo, però non c'è una rigidità e imparo divertendomi. Yeah. The speakings are the most fun parts for me because they allow a possibility to bond with my fellow students and also with the teacher. What I really like about the British Council is the possibility to repeat the exams, to exercise on the exams throughout the years. In particular, that allows me to focus on my mistakes and improve what I've been neglecting. 2 years ago, I took my C1 certificate, and this year I'm studying to take the C2. Se magari capita appunto la situazione che un passante straniero, un turista mi chiede delle indicazioni, sono in grado di dargli. All'estero, quando viaggio, riesco a comunicare, a farmi capire. E hanno una grandissima dimestichezza, sono molto sciolti, riescono a tradurre una canzone ascoltandola soltanto una volta. Diciamo che era il nostro obiettivo quello di far arrivare ad avere una conoscenza della lingua inglese pari a quella dell'italiano. Per loro ormai è naturale dopo scuola venire qui e trascorrere 2 ore al pomeriggio imparando l'inglese.